Per questa USA Call siamo con Emanuela Salvadé, Head of Italian Speaking Regions di RISE ETF. Grazie mille Emanuela per essere con noi. Grazie a te Alessandro. RISE ETF, ci fa una breve presentazione prima di tutto, ovviamente vi occupate di ETF, però raccontaci un po' della vostra società. Allora, sì, sicuramente. Allora, RISE ETF nasce come il primo emittente europeo specializzato unicamente nella creazione di ETF tematici. Quindi il nostro scopo è quello di portare all'investitore l'opportunità di investire in quei mega trend che stanno cambiando e che stanno modificando il nostro mondo. E quindi fondamentalmente di investire nei temi che conosce e in cui crede. Quindi portiamo delle soluzioni di investimento che siano creative, innovative e che diano l'opportunità all'investitore finale di diversificare il portafoglio e al contempo creare alfa pur uscendo, diciamo, investendo dalla classica allocazione dei classici schemi settoriali, un po' all'antica, se vogliamo dirla così. Quindi RISE ETF, questo è un pochino lo scopo, la nostra missione. Noi siamo una startup, siamo nati a gennaio, quindi da poco. Quindi sì, la società è nuova, tuttavia i fondatori non sono nuovi, anzi sono le stesse persone che avevano creato la piattaforma di Canvas all'interno di ETF Securities, quindi si tratta del loro secondo business e soprattutto si tratta delle stesse persone che nel 2014 portarono il primo ETF tematico in Europa, il Robotics, che magari alcuni di voi conosceranno. Quindi diciamo sì, siamo una startup, siamo nuovi di nome, però magari un po' meno di fatto, di esperienza ne abbiamo tanta. Tra diciamo questi trend io volevo parlare in particolare con te di cyber security, perché con il telelavoro sono aumentati i canali di attacco da questo punto di vista, non solo grandi imprese, sono colpite anche piccole realtà della supply chain, della catena del lavoro. Ho letto che si stimano addirittura 390 miliardi di dollari all'anno di entrate perse per attacchi informatici. L'Italia spende 1,3 miliardi, si può dire che non bastino, secondo te, Emanuela, l'Italia, insomma, al di là dell'Italia in generale, secondo te, bisogna investire quindi su questo tema? Allora, la risposta veloce è sì. Ora arriviamo un attimino al perché. Purtroppo quest'anno, il 2020, ha visto il Covid-19 come uno dei catalizzatori principali del tema del cyber security. Non che il cyber security non esistesse già prima, perché se pensiamo al 2019, in media c'è stato un attacco ogni 39 secondi, per un totale di 2200 attacchi al giorno. Quindi già era un tema abbastanza importante prima del Covid-19. Ovviamente con il Covid è cambiato il modo di lavorare, quindi come dicevi prima, si sono creati dei punti di vulnerabilità che prima non c'erano, proprio tanti di questi legati o al lavoro da casa, oppure anche alla nostra vulnerabilità dal punto di vista di singolo individuo, perché per esempio sono aumentati tantissimo gli attacchi di phishing by email. Vediamo una statistica di Engine Point che ha stimato che gli attacchi, il numero giornaliero di attacchi informatici legati al coronavirus è aumentato da poche centinaia di attacchi a più di 5.000 attacchi al giorno fino al 28 di marzo. Quindi si parla di numeri in notevole crescita, purtroppo, perché queste persone vanno proprio a sfruttare la debolezza delle persone che magari cliccano su un link legato al Covid-19 e in realtà si tratta di tutt'altro. Basti anche vedere che sul sito dell'OMS, quindi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, io questo lo trovo abbastanza particolare, sono mesi che se si va sul sito dell'OMS la prima voce è stare attenti agli attacchi del cyber security. Quindi sono tutti microdati che ci fanno capire come il Covid abbia influenzato questo settore.
Detto ciò, guardando anche a numeri magari un pochino più di medio e lungo termine, quindi a prospettive un pochino più macro più che micro, si stima che ad oggi la spesa dell'azienda per far fronte agli attacchi informatici sia sui 180 miliardi e la stima per il 2023 è per una crescita di 250 miliardi. Quindi già di base la crescita si vede. Tuttavia, queste stime fatte da Statista sono state fatte ben prima del Covid, che, come dicevi prima, ha aperto numerosi nuovi punti di vulnerabilità. Quindi sono stime anche lì viste a ribasso. Quindi, per tornare alla tua domanda, purtroppo io credo che gli investimenti dovranno per forza di cose aumentare. Non vedo come possono rallentare anche per le nuove tecnologie, Internet of Things, 5G, tutte queste nuove tecnologie ci porteranno sempre ad essere sempre più soggetti a questo genere di attacchi, purtroppo. Chiarissimo. Avete un ETF sulla cyber security, peraltro esatto. Lanciato peraltro solo in Italia, correggimi se sbaglio, dal lancio di quest'anno, sempre in Italia appunto, ha una performance positiva, al di là del fatto che i ragionamenti di breve periodo in questo caso ci interessano poco, volevo chiederti se avete pensato a un target temporale per un prodotto di questo tipo e rispetto ad altri ETF sulla cyber security ha qualcosa che lo differenzia? Allora, in realtà il ETF, hai detto bene, è quotato in Italia, però è quotato anche a Londra e in Germania e abbiamo appena quotato anche in Svizzera. Comunque sì, l'Italia è sicuramente uno dei mercati principali su cui noi puntiamo e a livello di raccolta, questo in generale da un nuovo ETF, un nuovo emittente, ci si aspetta magari una raccolta sui 50-70 milioni nel giro di almeno un anno di attività. Detto ciò, tornando alla seconda parte invece della tua domanda, ci sono punti molto che distinguono notevolmente il nostro ETF rispetto ad altri che sono già presenti sul mercato. In primo punto, forse il punto chiave da capire, è che noi non andiamo a investire su un indice già presente sul mercato. Questo perché? Perché purtroppo se ad andare ad investire in questi indici già prefabbricati, già impacchettati, come possono essere quelli del Nasdaq o Solactive o tanti altri, alla fine dei conti si va a investire in una qualsiasi azienda abbia lontanamente a che fare col tema di riferimento. Noi ci siamo resi conto che questo è un grande punto debole degli ETF tematici e quindi lì nasce l'opportunità di risolvere questo problema. E quindi arriviamo noi dove cerchiamo di dare al cliente l'opportunità di investire totalmente nel tema di riferimento. Come facciamo? Al posto di andare a comprare l'indice, come ti dicevo prima, andiamo a cercare delle partnership con delle case di ricerca che sono specializzate nel settore di riferimento. Quindi, in questo caso, nel cyber security, abbiamo selezionato una casa di ricerca americana che si chiama Thematical Research, che è focalizzata a fare ricerca primaria su una decina di settori tematici. Scusa, in realtà non potremo parlare di settori, ma di temi di investimento. Tra questi, cyber security. E sono loro che vanno, tramite una metodologia proprietaria, a definire quelle aziende che entreranno nell'indice, che verrà poi traccato dal nostro ETF. Quindi, cosa si ottiene? Due punti chiave. Uno, il nostro prodotto è molto più reattivo agli IPO dei settori. Perché? Perché abbiamo una ricerca che va a seguire e ad analizzare costantemente tutte le aziende. Secondo punto, abbiamo un purity score, quindi uno score di purezza del 93%, che è molto molto più alto rispetto agli score di purezza di ETF tematici simili. E questo perché realmente andiamo ad investire nelle aziende che fanno cyber security. Altro punto chiave di differenza tra noi ed altri prodotti è noi escludiamo le aziende che fanno parte di Aerospace and Defense, quindi quelle aziende come General Dynamics o Bae, tanto per fare un paio di esempi. Perché? Perché vogliamo fare una sorta di ragionamento ESG, nel senso che queste aziende fanno spesso controversial weapon e hanno una minima parte dei loro ricavi derivanti dal tema del cyber security e noi come azienda non crediamo che sia giusto andare ad investire in
in tale attività e quindi escludiamo queste aziende. E, penultimo punto, diciamo, che ci differenzia dagli altri ETF è che noi andiamo attivamente a cercare le aziende che si occupano della privacy dei dati. Quindi non stiamo più solo parlando di sicurezza, ma stiamo parlando anche di privacy. Quindi stiamo parlando di far fronte alle nuove regolamentazioni come la GDPR in Europa, quelle che vanno a multare le aziende come British Airways, per esempio, che non sono state in grado di proteggere i dati dei propri clienti. E quindi noi specificamente andiamo a trovare delle aziende che stanno trovando soluzioni per servizi o prodotti per far fronte alle nuove regolamentazioni del GDPR. Infine, siamo anche l'ETF con 45 punti base più economico in Europa nel settore del cyber security. Quindi questa non guasta, particolarmente interessante secondo me anche la parte, il secondo punto che dicevi, su una sorta di sostenibilità delle aziende in cui, che poi prendete in esame. Ti chiedo un'ultima cosa: da quello che hai detto, siete esclusivamente di fatto focalizzati sui megatrend, se ne parla tanto. Volevo chiederti se la clientela italiana la vedete interessata oppure sono temi ancora su cui è difficile, diciamo, sensibilizzare un po' le persone. Allora, in realtà questa è un'ottima domanda, ma secondo me la gente, soprattutto l'investitore italiano, è pronto e lo è già da tempo, nel senso che ce lo spiega un po' la storia. Come dicevo prima, i nostri fondatori hanno portato nel 2014 robotics in Europa e il robotics ha avuto un estremo successo nel mercato italiano, il che già mi dice che l'investitore italiano è un investitore tendenzialmente pronto alle novità, alle innovazioni e aperto ad investire in ciò in cui crede. Poi dal punto di vista personale, secondo me, mi viene da dire, per esempio, a chi di noi non è successo o non ha sentito qualcuno a cui è successo di aver subito un email di phishing, che gli siano stati rubati i dati della carta di credito o che magari non gli sia arrivata l'email come è arrivata a me di EasyJet, dove mi dicevano che alcuni dati personali erano stati rubati. Quindi il tema, io penso che sia facile da capire, un po' tutti riescono a capire, immedesimarsi del tema e a capire perché purtroppo è destinato a crescere. Quello che invece risulta magari difficile è andare a investire nel tema di riferimento, perché magari non si conosce l'azienda, non si è in grado di selezionare quale sia l'azienda che performerà meglio rispetto agli altri, magari sono di piccole e medie dimensioni. Quindi il difficile è capire come investire. Da qui che arriva l'ISE ETF, che permette all'investitore di investire nella totalità. Non si va più a fare uno stock picking, che magari è complicato da fare, è troppo anche rischioso all'interno di un portafoglio, ma si va ad investire nella completezza del tema. Chiarissimo, chiarissimo. Direi, Emanuela Salvadè, ISE ETF, grazie mille per essere stato con noi, Emanuela. Grazie a te, Alessandro.